Prepariate di incontrarlo.
mirato il desiderio di non re e farmi conciliati e parte ogni alma e ne sicuro ho solo confidando nel potere di Roma e nella legge spirituale l'arcivescovo e temo per la pietà lo vedemmo potente cancelliere potente. Isolato e chiuso spezzato e spezzato potente orgoglioso di sue proprie virtù essere solo a Dio soggetto ora egli è tornato. E possiate voi comprendere
se sanno, non sanno che cosa sia l'azione e che cosa il soffrire, e se sanno e non sanno che l'agire pur soffrire, ed il soffrire azione. Sì, colui che agisce e quel che soffre in una eterna azione è pazienza. Perdonate, signore, trastornati dal gracinar di queste donne sciocche, mancammo il vostro arrivo. Perdonateci, ma vostra signoria troverà tutte in ordine le camere come gliele lasciò. E vorrò fare in modo di lasciarle come io le troverò. La sostanza del nostro primo agire saranno
ombre e contesa con ombre. Io peso l'intervallo della consumazione. Il potere posseduto diventa grande.
viver l'uomo di Dio, quale gloria, tristezza per coloro che danno il loro amore a Dio soltanto, al potere, la santità del loro, e se comanda il re, per te governa il cancelliere. Daremo in cambio la pretesa e la supremazia sacerdotale. Vescovo e su quella dei baroni. Noi
attendiamo il sorger d'una nuova costellazione. A l'arcivescovo non può del re fidarsi, come si fiderà di coloro stretti ad un patto sol per rovinarlo? Popolo e chiesa con valide ragioni contro il popolo. Supremazia spirituale. Pensa, Tommaso, pensa alla gloria che viene dopo la morte. Se morto il re, che altro re, altro regno, ma il santo e il martire regnano dalla ai tuoi nemici striscianti in penitenza, e pensa ai pellegrini prosternati davanti al simulacro incriminato. Che cosa mai si può paragonare alla gloria dei santi, che in eterno hanno presente via Tommaso del martirio, fatti il più basso in terra, per essere orto in cielo. E chi sei tu, e mi tenti con gli stessi miei desideri, e temo e temo i piedi tra ciò che ambisci, chiedo ciò che tu hai da me. E tu soltanto amati sogni di perdizione, lo stesso è già sbagliato.
rompe dunque strada per me, e che non conduca dannazione nell'arcaio, né agire né soffrire, io potrò dunque senza perdizione. Thank you.
a lungo sino alla fine della strada. Ora, angelo mio buono, destinato da Dio al mio guardiano, liberati solo. Scorsa
Thank you.
Servi del re, servi del re!
condannano il giudizio di Roma e la legge di Cristo. Avete mandato con pericolo di vita. Al giudizio di Roma io sottopongo la causa mia. Ma se m'ucciderete, sorgerò dalla tomba a sottoporla al giudizio di Dio. Ho atteso questi passi,
e la morte verrà solo quando io ne sarò degno, e se son degno non ve ne son ferito, devo soltanto rendere perfetto il mio dolore. Signore, vengono, prego, saranno, sarete ucciso! Grazie, no, signore, se non sarete ucciso! Troveranno il pastore e il gregge sarà salvo, perché qui, qui non si cerca nessun'altra vita fuor che la mia, e non sono in pericolo, sono soltanto prossimo alla morte. Ho già sentito un fremito, beato, un palpito di cielo, ed io non voglio che sia mai più negato. Prendetelo, 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 prendetelo. Pazzo disperato, se la decisione voi tutto
a pieno consenso è presa fuor dal tempo. Io do la vita per la legge di Dio sopra la legge del uomo. Mi trionfa ora la pace, riaprite le porte, io lo comando. Io sì, signori,
ascoltarci, sol per pochi momenti. Sol per pochi momenti. Quattro uomini contro uno, in verità può parere un'azione delittuosa. E prevediamo che anche il nostro re, e il Dio benedica, dirà di non avere mai pensato che la cosa finisse in questo modo. E a noi non resterà che porci in salvo fuggendo via verso lontane terre. Ma ciò che abbiamo fatto era da farsi per amore di patria e per il re. E l'abbiamo fatto, voi potete crederlo, senza interesse personale. Bravo, 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 bravo! Sì, venne punto perché fu devoto al re e fu del regno il cancelliere. Nessuno aveva mai fatto più di lui per la prosperità della nazione. Ma da quando il diretto fu arcivescovo, del tutto rovesciò la sua politica, giungendo a proclamare che l'alto dell'ordine del re era il supremo ordine della Chiesa. A poco divenne un mostro d'egoismo ascetico. E in Francia profetò che in Inghilterra sarebbe stato ucciso. E tali e tante furono poi le sue provocazioni da dimostrare che gli era deciso a volere il martirio. Poteva ancor fuggire o star lontano da noi, sinché la giusta nostra collera si fosse raffreddata. Anzi, insistette perché mentre la dama accesi tira si s'aprissero le porte. E allora siamo giusti, chi ucciso l'arcivescovo? Che voi possiate pronunciare è questo: suicidio per infermità mentale. È il più caritatevole verdetto che pronunciarsi possa sopra un uomo